Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Rankine Falcon Nano, nuova videocamera per sistema digitale DJI. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la videocamera completa DVTX, un manuale di istruzioni, l'antenna, un cavo per i collegamenti e delle viti per montare la videocamera. In questo video non mi soffermerò più di tanto sulla VTX che già ben conosciamo. Si tratta infatti della Rankine Link, anche conosciuta come KDX Vista. La VTX in effetti è sempre la stessa, le vere novità le porta la videocamera. Per capire bene i nomi quindi ci rivolgiamo alla VTX come Rankine Link e alla videocamera come Rankine Falcon Nano. Il cavo coassiale è quello standard comune a tutti i prodotti DJI FPV ed è lungo 12 cm. Passando all'antenna abbiamo la classica omnidirezionale a polarizzazione LHCP. La lunghezza totale del cavo è di 9 cm. Per quanto riguarda le specifiche della videocamera abbiamo un sensore da 1 su 3.2 pollici. La risoluzione massima è di 1280x720 pixel a 120 fps. Il FOV è di 155 gradi. La lente ha filettatura M8. Le dimensioni sono di tipo nano, infatti abbiamo una larghezza di 14 mm. Non si tratta però di una videocamera quadrata, in quanto l'altezza è di 16 mm. La profondità è di 17 mm. Questa videocamera è pienamente compatibile con il menu degli occhiali DJI e possiamo configurare ogni suo parametro come le altre videocamere di fascia alta. Si può ad esempio modificare il rapporto tra 16 noni e 4 terzi. Il sensore è un 4 terzi nativo, quando settiamo i 16 noni l'immagine sarà leggermente ritagliata per coprire lo schermo intero. Come ho detto, possiamo modificare anche tutti gli altri parametri, come la scena, l'esposizione, la saturazione e il bilanciamento dei bianchi. È anche possibile ruotare la videocamera di 180 gradi nel caso avessimo la necessità di montarla al contrario. A questo punto non rimane che montare la videocamera su un drone per un test di volo. Ok, come vedete la Falcon Nano è pronta, non rimane che caricare le LiPo e uscire per il volo. Ed eccoci al test di volo. Per prima cosa devo dire che la giornata non era proprio delle migliori, cielo nuvoloso con vento non fortissimo ma che si sentiva. In ogni caso questa videocamera funziona come ci si aspetta, buona la risoluzione e la fluidità data dai 120 fps. Devo dire comunque di non essere rimasto particolarmente colpito dalla qualità, che si attesta ai livelli delle altre videocamere disponibili. Di certo non mi sento di sconsigliare l'acquisto di questa Rankine Falcon, ma allo stesso tempo non vedo particolari motivi per preferirla alla Nebula Pro, che a mio parere è la videocamera migliore al momento disponibile per sistema DJI. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.